Torna alla vittoria casalinga il Borgia ai danni di uno Staletti che probabilmente anche ha risentito dell'impegno infrasettimanale della partita di recupero contro il Taverna. Siamo con il mister Parentela. Certamente mister, voi non state attraversando un buon momento anche proprio per le assenze che avete avuto in questo periodo. Il momento non è pessimo perché comunque abbiamo perso mercoledì con il Taverna, però giocando un'ottima partita. Oggi invece il primo tempo siamo stati proprio, forse è stata la partita peggiore che abbiamo fatto, quindi a mio avviso avremmo perso uguale, però io voglio sottolineare che a mio avviso la squadra avversaria non è stata una squadra corretta, perché ho visto delle cose veramente vergognose. In più l'arbitro a me dava tutto a loro, in più c'è stato uno che era già stato ammonito e non è stato espulso e ha confuso il numero. Ho visto cose veramente oggi mai viste nella mia vita calcistica. Con questo io non voglio giustificare niente, perché oggi avremmo perso, però non si è giocato a calcio, il Borgia non ha giocato a calcio. Eppure al di là delle recriminazioni voi avevate avuto l'occasione di rimettere in sesto la partita, perché sul calcio di punizione di Virgilio siete portati sul 2-1, poi è successo qualcosa, siete crollati al di là, diciamo, di questi piccoli episodi. Questo sì, però li avete visto anche voi, cioè non si giocava più, cioè si perdeva sempre tempo, l'arbitro si è fatto sempre intimorire, dava sempre le cose al contrario, cioè secondo me, ripeto, io non ho visto una partita di calcio come doveva essere. Poi noi oggi meritavamo di perdere e quindi il Borgia ha vinto perché ha meritato anche sul campo, ma con questo non significa che io posso dire che si è giocato a calcio, nel senso è giusto, perché altrimenti non cresceremo mai in Calabria. A mio avviso il Borgia non ha giocato a calcio. E comunque adesso si avvicina il mercato di riparazione, pensate di provvedere anche per sostituire gli infortunati? No, questa è una questione che poi deve decidere la società. Noi comunque abbiamo tanti ragazzi in rosa, il nostro obiettivo è quello di comunque far giocare questi giovani. E oggi in settimana abbiamo preso Andrea Bove, che è un ragazzo che è venuto a darci una mano, poi non so se prenderemo qualche altra cosa, però ripeto, questa poi è una questione societaria. Io sono contento già dei ragazzi che ho, non mi faccio mai la testa e guardo sempre avanti. Mister Fioretti, allora terza vittoria casalinga, anche domenica scorsa so dalle cronache che avete fatto una buona partita a Fronti, possiamo parlare di un Borgia che comincia a rinascere, almeno quantomeno dal punto di vista della classifica, per fare i punti. Il problema è proprio quello, io dico ai miei giocatori che la classifica non dobbiamo guardare, perché questo Borgia non è che ha perso, ha regalato, ma tanto ha regalato, perché abbiamo perso delle partite clamorose. Quella di sabato poi è stata vergognosa a livello di digestione, perché al 98esimo, 8 minuti di recupero, non dai un rigore così inesistente, ma partite di Badolato, partite di le ultime partite fatte che il Borgia ha perso, dovevamo stare tranquilli perché giocavamo a calcio. E questo penso che sia una cosa assodata. È chiaro che la classifica per noi fa piangere, però col lavoro, con la dedizione e anche un po' che si gira un po' la ruota, perché ci vuole anche un pizzico di fortuna. Gli episodi erano tutti sfavorevoli contro di noi ultimamente. Spero che buttiamo alle spalle tutto questo e ritorniamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè divertirci e a vincere. Oggi per fortuna è girata bene la ruota, perché stavate rischiando di poter andare in barca per il gol del 2-1, poteva bloccarvi, invece avete avuto la ripartenza da quel momento. Sì, ma è proprio questo il problema del Borgia, perché io partite anche con la Rombiolese, sul 2-2 ho avuto una palla clamorosa con il ragazzo a un metro dalla porta, me l'ha buttata fuori. Su un rinvio ho preso un eurogol da Fanelli, cioè tutte queste cose qui. Il calcio, io penso che il calcio è galantuomo, io sono un uomo di sport, direttore, e il calcio è galantuomo, se bisogna lavorare, perché se no, se lavoriamo seriamente, quello che mi toglie, perché me ne ha tolto ultimamente, quello me lo ridà lavorando. Quindi io sono fiducioso, è chiaro che ora dobbiamo ripartire, non ci dobbiamo fermare adesso, però io ricordo una cosa,
che questo Staletti è la prima volta che perde fuori casa, perché ha pareggiato a Monte Paone, ha vinto a San Gregorio, ha pareggiato a Mileto, ha pareggiato a Chiaravalle, quindi ha dei buoni valori, una squadra. E penso che oggi il Borgia, come sempre, ha dimostrato di avere grandi qualità e una grande organizzazione. E è chiaro che poi quando non si vince tutto può diventare difficile, ci vogliono i punti fuori, quello che noi meritavamo purtroppo non abbiamo raccolto. Ora ci tocca una partita che ci può dare la svolta anche in quel senso, è una partita difficile, però noi dobbiamo lavorare come abbiamo fatto questa settimana e continuare così.